Sono trascorsi 20 anni da quando la città di Torino si è dotata del piano regolatore generale, era il 1995. E se andiamo indietro con la memoria, tutti constatiamo quanto la città in questi 20 anni sia cambiata. Il piano regolatore è stato lo strumento fondamentale attraverso cui Torino ha gestito e realizzato le tante trasformazioni che hanno cambiato l'assetto urbano della città, il suo profilo, la sua identità. Basta pensare all'Ingotto piuttosto che allo stabilimento Texid di Dora oppure alle spine in Barriera di Milano, per avere presente come la città ha conosciuto una enorme trasformazione e laddove c'erano aree industriali e insediamenti produttivi oggi ci sono campus universitari, residenze, attività terziarie, nuove attività produttive. Torino è una città che è cambiata grazie alla trasformazione urbana e grazie alla trasformazione urbana ha allargato anche il profilo della sua identità. Per un secolo siamo stati essenzialmente una città industriale, da 20 anni siamo una città che senza perdere le sue radici e la sua identità industriale però è anche un centro di eccellenza nel campo della ricerca, è una grande città universitaria, è una capitale di cultura, è diventata una città turistica. Tutto questo è avvenuto attraverso una trasformazione dell'assetto fisico della città. Di questo si può parlare in tanti modi. Noi abbiamo scelto questa volta di parlare in un modo meno serioso, con una caccia al tesoro che vi ha visti i protagonisti fin qui e che vi ha portato lungo i tanti luoghi della trasformazione urbana di Torino. Siete arrivati quasi alla fine, all'ultima tappa. Adesso vi serve un ultimo piccolo sforzo. Avete ricevuto nelle tappe precedenti una cartolina. Nel retro della cartolina troverete degli spazi bianchi che dovete riempire laddove ci sono dei puntini gialli. È un giallo quasi invisibile, guardatelo bene. Riempiendo questi spazi e componendo le cartoline che vi sono state consegnate, comparirà una frase. Venite in municipio, salite al primo piano, affacciatevi sul balcone del Palazzo Municipale e di lì annunciate, declamate la frase che sarà comparsa componendo i puzzle. Grazie e buon divertimento a tutti.